Fine ragazzi, 1-0, ma io non so cosa sia successo, ma Donnarumma ragazzi. Palo! No! No, non ci... Che errore! Ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio e Petro sul mio canale. Episodio 11 della Carriera col Benevento. Purtroppo ragazzi, devo dirvi che... Vi ricordate quel... Non so se... Quando pubblicherò questa carriera sarà già uscito o no, comunque il quarto episodio della rifondazione del Milan. Si è buggato in un certo punto, vedrete comunque il video se l'avete già visto bene, se lo pubblicherò prima di questo sicuramente. Cioè non lo so, ok, mettiamola così. Si è buggato ragazzi, ho perso tutti i salvataggi perché quel giorno lì avevo registrato anche la carriera col Benevento, quindi ho dovuto registrare di nuovo tutto il mese di aprile. Finale di Coppa Italia comunque sempre con la spalla, abbiamo battuto 3-1 il Milan invece che 1-0 come avevamo fatto. Abbiamo battuto 3-0 il Milan di nuovo, anziché 2-1 come nell'episodio registrato. Abbiamo fatto 1-1 con la Juventus invece che perdere 2-1 col gol con la mia padre al 90esimo. L'unica differenza ragazzi è che siamo quinti a 4 punti dal settimo posto ragazzi, che ci escluderebbe purtroppo dall'Europa League. Noi giocheremo questo episodio, l'ultima partita di campionato ragazzi, che sarà contro il Chievo e la finale di Coppa Italia con la spalla. Sono 3 partite ragazzi sicuramente a nostra portata, e vincerne una veramente potrebbe darci, diciamo, potrebbe metterci in buone condizioni. 2-2 la prima, Bakogu e mi sembra Cipsa. Siamo quinti. Sempre quinti ragazzi, però comunque sempre un punto da Milan e Napoli. Noi stiamo seguendo i piani, vabbè, e andiamo subito a allenare i nostri giovani. Siamo all'episodio 11 ragazzi, esattamente lo stesso numero di episodi della carriera con l'Udinese dell'anno scorso, solo che poi sta facendo di FIFA 18, tutta una certa serie di cose, e ragazzi l'ho abbandonata lì. Adesso andiamo a... Speriamo ragazzi, siamo ancora lunghi, di poter fare qualche episodio in più. Ora non dico una stagione intera di nuovo col Benevento, però ragazzi, sicuramente arrivare alla seconda stagione. Perché purtroppo durante l'inverno avevo questo grande sogno di poter fare tanti episodi della carriera col Benevento. Volevo fare tipo 3-4 stagioni tutte, però ragazzi, è risultato impossibile perché con la scuola durante l'inverno riuscire a editare un episodio intero della carriera e poi caricare e pubblicare è veramente un lavoro grosso. Però adesso diciamo a modificare partite con i mondiali mi sono allenato un bel po', e quindi adesso ragazzi ho trovato un modo diciamo più veloce per farlo. Siamo in casa col Genoa, altra partita che secondo me è la nostra portata, anche se il Genoa ragazzi è da tenere sott'occhio, finisce 0-0. Adesso vediamo ragazzi come siamo. Tra l'altro l'ultima giornata, cioè Milan-Fiorentina, siamo terzi, perfetto ragazzi. Un'eventuale vittoria all'ultima di campionato potrebbe darci addirittura la Champions League diretta senza passare dai preliminari, come fa a questo punto, come farebbe il Napoli. Vediamo un attimo classifica la mano, Juventus che ha già vinto ampiamente il campionato, Inter seconda, noi terzi. In questo caso, allora, Milan, Napoli, Napoli, Milan e Lazio all'Europa League. Scusate, Napoli è prima di Champions League, Milan, Lazio e Roma all'Europa League, Cagliari, Hellas Verona e Crotone alla Serie B. La classifica marcatori è in testa un po' poco con 20, e ragazzi, direi che è perfetta. Abbiamo cambiato modulo per questo, ragazzi, che non rischiamo quasi più, perché abbiamo, abbiamo cambiato da 4-2-3-1 a 4-4-2, perché volevo scusate ragazzi, volevo valorizzare Jones sulla destra, quindi ragazzi ho detto ma proviamo Jones, anche perché Viola è un centrocampista centrale e far giocare esterno ragazzi ho visto che faceva più danni che altro. Quindi abbiamo messo Jones sulla destra, Kepa e Kaká rimangono centrocampisti centrali. A questo punto Cixa va in panchina come prima sostituzione utile per il centrocampo. D'Alessandro, anche se esterno destro, lo spostiamo comunque a sinistra. E le punte abbiamo affiancato Mbappé, Cheravolo.
Anche se ho avuto una mezza idea di mettere Cutrone o Coda, ma Ceravolo adesso è quello che, diciamo, dà più garanzie. Diciamo sempre nei nostri giovani, prima dell'ultima di campionato contro il Chievo, non dovrebbe essere, ragazzi, una partita impossibile, però è sempre una partita importantissima, ragazzi, giochiamola come se fosse una finale, perché l'eventuale vittoria potrebbe consegnarci la Champions League diretta per il prossimo anno, ragazzi. E allora a questo punto lì, ragazzi, farla sarebbe d'obbligo. Perché l'anno scorso siamo arrivati secondi con l'Udinese alla carriera e poi non ho continuato, quindi nessuna partita di Champions League. Andiamo avanti. Conferenza stampa, ok, abbiamo purtroppo Letizia che è espulso. Quindi dobbiamo... in un certo senso rimediare a questa perdita, ecco, questa mancanza. Poi sicuramente, ragazzi, episodio prossimo mercato, che si entrerà nella fase di calcio mercato, abbiamo Di Chiara come terzino sinistro. Il problema, ragazzi, è che, vabbè, caratteristica che assolutamente non è principale di un giocatore, però fa sempre comodo averla, che Letizia, ragazzi, è 85-86 da quel corretto di velocità scatto. È velocissimo, si è visto anche nelle partite. E oggi, mettendoci Di Chiara, non abbiamo tutto questo sprint, però, ragazzi, abbiamo comunque un terzino sinistro di riserva. Giocheremo con la maglia nera all'ultima di campionato alle 21 allo stadio Odormo, che sarebbe il Bentegodi. Nuova formazione, ragazzi, andiamoci a giocare quest'ultima partita di campionato. Sì, tipo... ci abbiamo messo quasi una stagione intera, perché abbiamo iniziato la carriera a ottobre e adesso è luglio. Sì, ci abbiamo tipo messo... ci ha fatto prima il campionato vero a finire che noi. Avete perfettamente ragione. Però, ragazzi, spero, come ho detto, quest'estate di poter aumentare la dose di carriera. Ultima partita. Insomma, questa maglia del Benevento nera è bellissima. Io non so voi cosa ne pensate, ma... a me piace veramente tanto. Sfida dalle grandi emozioni per cuori forti, la commenterò con Stefano Nava. Un saluto anche da parte mia e buona partita a tutti. Ok. Sempre attenzione massima. Mai perdere la concentrazione, che poi c'è la finale di Coppa Italia, ragazzi, e vincere la Coppa Italia col Benevento, come abbiamo fatto lo scorso con l'Udinese, perché abbiamo vinto anche con l'Udinese la Coppa Italia nella carriera scorsa, farebbe veramente tanta soddisfazione. Ecco qua, ragazzi, possiamo cominciare. Chievo, Verona, Benevento, ultima giornata di Serie A per un posto al sole in Champions League. Attenzione a Ceravolo in area! Bravo, bravo, bravo il portiere, bravo il portiere. Sorrentino, vabbè, avevamo veramente poco spazio per fare gol, però... ci sono state volte, ragazzi, che l'ho fatto qua a calcio d'angolo, veramente buttato via. Attenzione a Birza al sinistro, bravo, 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 bravo Belek. Prossimo anno c'è Reina almeno. Calcio d'angolo, mette fuori, bravo. Attenzione a Jones, calcio al sinistro, interviene Gesù Cristo in difesa e la mette fuori. Siamo ancora sullo 0-0, gol! Mamma mia, che incornata micidiale di Costa! È tipo il quarto gol sul calcio d'angolo che faccio da quando gioco a FIFA 18 con la nuova... un nuovo metodo, diciamo, del puntatore. Calcio d'angolo, perfetto! E si va su 1-0 al 26esimo. La palla arriva comunque a Jones, che entra in area, si gira e gliela porta via il difensore. Attenzione al contropiede, non possiamo prendere gol sul contropiede, non possiamo prendere gol sul contropiede, è l'ultima di campionato proposto Champions League. Bravo Costa, ragazzi, sta facendo veramente la palla dietro per Castro, scivola, bravo Belek, sempre attento il nostro portiere.
minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Kaká. E finisce qui. E si va a riposo, ragazzi. Si va a riposo. Dopo due di recupero, Costa, ragazzi. Per ora Costa, ragazzi, probabilmente ha segnato il gol più importante della sua carriera. Per adesso. Poi non è che neanche ne abbia segnati tanti. Però, ragazzi, finisce così. È stato un gol davvero importante per noi e per lui. Salta l'uomo. La mette in mezzo. Gioza cross Bakugou, veramente forte. Forse non se l'aspettavo, più semplicemente. Palla fuori, rinvia Stefano Sorrentino. Bakugou si sbarazza della difesa così. Bakugou la mette dentro, si gira Ciravolo. Ecco perché ho messo due punte. Perché, ragazzi, Bakugou e Ciravolo sono sempre stati due che si sono capiti. 2-0, inizia Costa, prosegue Ciravolo. 2-0, Champions League diretta sempre più vicina. D'altronde, ragazzi, siamo il miglior attacco del campionato. No, siamo la miglior difesa. Boh, non lo so. Perché ha detto la partita scorsa qualcosa di migliore siamo, il miglior attacco o la miglior difesa, non lo ricordo. Che tu forse è il miglior attacco. E qualcosa, ragazzi, dovrà pur servire. Adesso 2-0. E si va verso la Champions League. Cataldi, Ciravolo, da fuori! Fuori. Io ho visto una deviazione veramente clamorosa, però vabbè. Entra Gobbi per De Bot. C'è una Birza da fuori! Era comunque intervenuto Costa da Linoia. C'è rimessa dal fondo per Belle, che si sta all'andresimo, ragazzi, stanno solo aspettando il fischio finale. Attenzione a questo erroraccio per Pandev. Chiude Brignoli. E no, sei fortunato Kakà, ragazzi. Questa veramente non ci voleva. Entra Cixa. E potrebbe finire così la carriera di Kakà. Dopo tutto quel che ci ha fatto esultare. Non vorrei finisse così la carriera di Kakà. Dopo tutto quel che abbiamo esultato per averlo comprato. Non vorrei finisse così. Cacciatore. Un cacciatore dentro. Aveva quasi trovato il gol. Ragazzi, qui Chievo ha messo l'attacco totale. Sta veramente facendo quel che vuole. Qua c'è una rimessa al fondo, sì. E qua tutto il Chievo praticamente nella nostra area. Attenzione a Pandev sul fondo. Stiamo veramente reggendo con niente. Rimessa al fondo. Deve averla colpita male, credo. Ritmo agli avversari. Cataldi dentro Ciravolo. Pallone finisce altissimo. Allora, il calcio d'angolo? No, vabbè. Pazienza. Pazienza, ragazzi, 87esimo. Stiamo veramente per compiere qualcosa che non succederà praticamente mai nella storia. A meno del Benevento, credo. Ne ha promosso subito il Champions League, neanche il Parma negli anni 90. Attenzione al Chievo, gol all'89esimo. Lo sarei aspettato. Un gol buono solo per le statistiche, arrivato in gol di Haller. Adesso, ragazzi, si sa che il Chievo veramente tenterà il pareggio con tutto se stesso. E allora, ragazzi, Melina tutto recupero, tiki-taka, senza mai smettere. C'è spazio per andare. Forse c'è tempo, forse per un'ultima cosa. Con Eramo! Chiude Conti Eramo! 3-1. Champions League, andate. Kick off glitch, grazie FIFA. Grazie mille. Per il kick off glitch. 3-1. Chiude Conti. Appena entrato Eramo. Primo gol in campionato, ragazzi, gol. Una partita veramente importante. E fischia, ragazzi. Finisce qui. E con il fischio dell'arbitro, dunque, si chiude anche questa stagione, Stefano. Arrivederci a tutti, al prossimo anno. Arrivederci a tutti al prossimo anno, ma c'è ancora una finale di Coppa Italia da giocare.
ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Non c'è, come sarebbe successo in PES, la celebrazione per la vittoria quando guadagni il posto in Europa, cioè ragazzi, a PES c'è la festa, di solito quando guadagni la promozione Champions League. Milan batte la Fiorentina ed ecco ragazzi che il campionato parla. No, cioè Napoli in finale, beh, no, Milan in finale di Europa League e Napoli in finale di Champions League. Incredibile. Incredibile ragazzi. Siamo arrivati, come facciamo ad essere arrivati quinti ragazzi? No, non ci credo. No, la beffa della vita. La beffa della vita, raga. La beffa della vita, eravamo terzi. Non ci voglio credere, raga. Terzi, vinci la partita e arrivi quinto. Nonostante tu abbia vinto la partita, raga. Vabbè, raga, siamo comunque in Europa League il prossimo anno. Dispiace, la spalla è arrivata a quindicesima, quindi ha perso una partita che si potrebbe tranquillamente vincere. Napoli finale Champions League, Milan in finale Europa League, perfetto. Ma raga, oh! 7 mesi, cacà? Oh my god, raga, oh my god. Via, praticamente la carriera di Kakà finisce lì. Comunque, ragazzi, è stata una partita che ci ha consegnato l'Europa League. Alla fine, dai, raga, ma come io mi chiedo proprio come si fa? Cioè, se prima della partita sei terzo, finisce la partita, sei quinto. E la partita l'hai vinta. Perché l'hai vinta? Eppure non mi sembra di aver sbagliato niente, cioè, vabbè. Raga, noi la nostra stagione l'abbiamo conclusa. A parte contro la Juventus che abbiamo pareggiato al ritorno e perso l'andata, tutti gli scontri diretti li abbiamo vinti e forse sono quelli che ci hanno consegnato l'Europa. Si gioca l'Europa League, ragazzi. Pazienza, perché l'Europa League. Tra l'altro a 3 punti dalla Champions League o comunque dai preliminari. E vabbè ragazzi, pazienza. È stata, diciamo, gioia temporanea. Mi spiace per Kakà. Seric vuole andare via. Seric è un giovanello. Votato 88, ragazzi, verrà subito promosso. Senza se e senza ma in prima squadra. Potrebbe essere un giocatore che potrebbe diventare veramente tanto. Però, ragazzi, per ora te ne sta bene lì dov'è. Tanto abbiamo guadagnato 3 milioni dalla vittoria, cioè dal campionato, però. Sempre zero il bilancio, il budget. Mi dispiace perché giocare una finale così senza Kakà è una grossa, grossa grana. Tanto c'è anche da rimettere Letizia come terzino sinistro. Anche se comunque ha fatto veramente un gran lavoro. E dichiara la partita scorsa. 30 maggio addirittura la finale di Coppa Italia. L'aveva messa tipo 15 di giugno. Allora, Eramo ci chiede di giocare. Tanto mettiamo Letizia qua. Così, dichiara torna al suo posto. Eramo, può darsi che entri. Però ragazzi, è comunque una finale di Coppa Italia, anche se contro la SPAL è, come ripeto, una finale di Coppa Italia. Mezza stampa, motiviamo il Benevento, così ragazzi... Proviamo a portare fortuna fino alla fine. Andiamoci a giocare questa finale che potrebbe, ragazzi, veramente essere fondamentale. E ragazzi, la tento. Seric lo porto. Lo porto in panchina. Dovesse mai nel caso veramente improbabile. Che magari... Il risultato si mette a favore nostro, farlo entrare. Tanto modifichiamolo perché sono tutti uguali questi giocatori, guardateli. Mettiamola così.
No. Ah, sì, è già più bellino. Raga. Cioè, perché li fanno tutti uguali, li fanno tutti con la maglietta dentro, maniche corte. Ogni tanto, ecco, li mettono calzini ogni tanto, vabbè. Fino di Coppa Italia non giocare con tutte le maglie nere, no, quindi giocheremo. No, giocheremo noi con la nera. Giocheremo noi con la nera. E ragazzi, direi che il momento è venuto. Inno della Champions League, anche se non c'è. E comunque ribadisco, ragazzi, che vince la Coppa Italia a regola. Poi ho fatto la... come si chiama? L'ho fatto con nel campionato inglese ed ha funzionato, perché è arrivato, perché è tipo in Serie D. Ho vinto l'FA Cup e mi hanno mandato in Europa League. Torna a casa con la Coppa. Chi perde cassa una grande delusione. E vabbè, comunque con la vittoria Coppa Italia si arriverebbe comunque in un posto, ad un posto in Europa League. Eccoci qua, Stadio Olimpico, ragazzi, ci ha portato però sempre fortuna Stadio Olimpico alla fine. È la finale, è vietato sbagliare, servirà la massima concentrazione, la lucidità. Anche nelle carriere scorse, nella carriera scorsa con Udinese ci ha sempre portato fortuna. Così importante e così delicata. Mi ricordo si batte tipo 4-1 la Lazio, una cosa del genere. Ma oggi, ragazzi, è tutta un'altra cosa. La spalla ha buttato fuori, bene. Ben, Juventus, Torino e Lazio ha buttato fuori la Juventus e la Lazio. Beh, Torino si può capire, ma tutto rispetto al Torino, ma ha buttato fuori la Juventus e la Lazio, la spalla incredibile. Meretta, Cremonese, Conum, Felipe, Iali, Rizzo, Grassi, Viviani, Pizzini, Lopez e Paloschi. Per gli uomini di semplice allenatore. I nostri ragazzi, lì sapete già, come vi dico, vi dicevo sempre nei mondiali, poi ce li faranno vedere. Non voglio veramente omettere l'intro, perché chissà quando ricapiterà. Belli che venuti, cosa, Lucioni, Letizia, Cataldi, Cipsa, Jones, Alessandro, Celamone e Bakoglu. Sono i nostri 11 guerrieri assatanati, purtroppo. Sia in fase di copertura, sia quando c'è da attaccare. Chiaramente poi le cose possono cambiare in base all'andamento del match. Purtroppo, Kakà, che dovrà mancare questa finale. Con Letizia qui. Vabbè ragazzi, fine. L'uno di gloria lo possiamo anche saltare della spalla. Si inizia finale di Coppa Italia, ragazzi. Ci giochiamo veramente tutto. Al cross lungo Meret. Prende, impresa alta. Dopo 11 minuti, ragazzi, prima occasione, se possiamo chiamarla così, per noi. Attenzione a questo buco. Pizzini. Al cross. Bravo Belek. Bravo Belek. Bakoglu. Solo Meret, calcio d'angolo, va Jones, dove c'è Mbakobu, testa ancora Meret. Perché ragazzi, sul passare Meret sarà un po' un problema, e allora si riparte. Attenzione a Lopez, gol della SPAL, non ci credo ragazzi. Gol della SPAL. Gol della SPAL, non ci voleva la finale tutti Coppa Italia, ragazzi, non ci voleva gol della SPAL. Gol della SPAL, adesso come facciamo? Adesso come facciamo, ragazzi? Abbiamo 65 minuti per recuperare e se no, ragazzi, il nostro sogno finirà qui. Pressing alto, attacco totale. Pressing alto, attacco totale. Dentro. Bakoglu! Rete! Rete, prendi la palla in mano. Prendi la palla in mano, Jerry. Prendi la palla in mano, Jerry. Prendi la palla in mano, Jerry. Kick off reach, per fortuna. Ragazzi, di nulla. Appoggia Mbakoglu. Ragazzi, che fortuna. Che fortuna. 1-1. 1-1. Mbakoglu. 37esimo, 35esimo, 37esimo gol. Si torna alla difensiva ora, col contropiede. Attenzione da fuori, bravo. Chiunque sia stato a difendere, tiro di Viviani. Vale dare noia, vale dare noia ad Alessandro. Vale dare noia, così, bravissimo. Ancora calcio d'angolo per Pasquali, semplici. Riesce comunque a parare, va in area, bravissimo. Non è fallo, non è fallo, riparti da Alessandro. Prova a pressare il difensore.
due minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Cataldi. Jones, sarebbe veramente un sogno tu riuscissi a portarci in vantaggio alla fine del primo tempo. Jones vede Ceravolo Meret. Cosa ha preso? Cosa ha preso, ragazzi, Meret? Trin porta 4-1 per noi. Soliti glitch nelle finali, poi sempre nelle finali glitch. 4 Trin porta 1 per noi. Risultato inchiodato sulla parità. È giocato, sì, si pareggia. Sinistro, evita l'angolo, evita. Ehi, buona. Respinto dal difensore. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Ragazzi, sto sudando più di loro in campo, bravo, bravo, Berek. Due portieri oggi stanno comunque compiendo. C'è un Ceravolo, vede Bakou Meret, la pari rimane lì! D'Alessandro! 2-1! 55esimo, ragazzi, ha appena dato tutto Meret. Sesto tiro in porta, secondo gol, questo è la dice lunga. Sarebbe il colmo, ragazzi, adesso ci facessero 2-2 loro, cosa che credo che avverrà. Ma vabbè, godiamoci il momento, godi D'Alessandro, 2-1, si torna avanti. Si va avanti, non si torna avanti perché avanti ci sono andati loro per primi. Rimonta momentaneamente completata in neanche 20 minuti, ragazzi, abbiamo ribaltato la situazione come club borghese. Secondo gol in Coppa Italia per D'Alessandro, forse uno tra i più importanti se dovesse FIFA volermi bene. Attenzione ancora alla SPAL, Grassi, recupera palla ancora con il giocatore paesidone a Napoli, bravissimo Venuti, buttala via per D'Alessandro, Bakou sul fondo, sinistro, ho visto la gioia dentro di me che saliva per tipo un millisecondo, tempo che la palla la vedessi venire più in qua del palo. Ancora la spalla sul fondo, metti fuori, bravissimo D'Alessandro. Sta facendo un difensore aggiunto. Venuti. Dentro! Jones! Meret! Adesso ragazzi faccio un cambio. Io spero che non debba rischiare le mazzate per quel che sto facendo. Metto D'Alessandro in attacco e comunque le qualità ce le ha. Metto Seric. Poi provare a mettere 6, vediamo quanto corre 70, è riuscito a scattare, ma ancora giovane. Faccio un tentativo, ragazzi. E nel caso, ragazzi, pazienza. Attenzione a Rizzo, bravissimo Cipsa. Via il contropiede. Va dentro per Ceravolo, c'è Bakou, niente da fare. Bacci Venuti. Kos, ancora Meret. La spalla sta tenendo per ora in piedi la difesa. Napalowski mette fuori Jones. È arrivato il momento di Seric. All'87esimo, ragazzi, se prendessi gol adesso, ragazzi, sarebbe veramente un fallimento totale. Bravo Jones, così si fa. Ancora la spalla in attacco. Con Viviani, bravo Cataldi. Vai Seric. Primo pallone per lui. Seric. Benissimo per Bakou. Siamo ormai nel recupero. Bakou. Seric! Visto che ho fatto bene a metterlo. Seric. 3-1. Game, set, match, Coppa Italia eppure rimonta. Che il finale di stagione, ragazzi, che tutti vorrebbero è questo. La finale che avrei voluto giocare è di certo questa. Riprendendo una canzone di Caparezza, il testo che avrei voluto scrivere non è di certo questo. Seric, Bogdan Seric, prima partita da professionista, gli mette la palla a Bakou, segna il gol del KO per la SPAL. Quasi, non ci credo. Coppa Italia al Benevento. Stagione, ragazzi, di sforzi, di tante cose. È arrivato
giustamente il nostro momento. Perché ti segna, è comunque un grandissimo trofeo da campioni della Coppa Italia alla fine. E diciamo la grana è che giocheremo la Supercoppa Italiana contro la Juventus. E lì ragazzi sarà qualcosa di molto, molto di capo. Adesso ovviamente ci godiamo la festa, ci mancherebbe altro, con i gol di Bakugou, D'Alessandro e Seric contro piede fulmineo. Per tutti i giocatori, perché se è vero che il successo tecnico agonistico rimane. Seric ragazzi si ricorderà a lungo questa partita, anche se così a maniche lunghe mi fa veramente caldo solo a guardarlo. Alzala al cielo, alzala al cielo. Chiunque tu sia capitano, mi sembra sia Lucioni il capitano. Ora voglio controllare a modo. Sì, è Lucioni numero 5. Alzala Fabio, alzala, anche se non è Cannavaro, è Fabio Lucioni. Non alza il mondiale, alza la Coppa Italia. Però anche qua ragazzi, cioè, possibile sei a FIFA, quando di solito uno nella vita reale vince un torneo, tutti a fare le foto con la coppa, a FIFA la coppa la tocca solo il capitano. Vabbè, pazienza. Ragazzi, che satisfaction! Veramente, poi guardare, mi era proprio da ridere a guardare Seric così. Prima partita di campionato, non c'entra praticamente niente. Convocato proprio perché voleva andare via. E l'ha vinta ragazzi. Abbiamo fatto un cambio solo, abbiamo fatto entrare lui. E niente ragazzi. Il sogno termina qui, anche se no veramente. Cioè, se la sa meritatissimo, loro hanno fatto due tiri in porta, un gol. Come sempre, niente cambia. Coppa Italia, vince Benevento, spero almeno qualcosa di rating ci sia arrivato, non dico di soldi perché tanti soldi, anche se vinci la Champions è 70 milioni, l'anno dopo ti trovi con zero di budget, comunque, è 86 ci hanno alzato, dai. Puntati scadenza, Lucioni, Kakà, Brignola e Jamoschi, torneo, 8 milioni di premio, adesso andiamo ad allenare, prima di chiudere l'episodio, credo più bello. Di questa serie ovviamente ragazzi, ci mancherebbe altro. Comunque mai date mai allenamento per i nostri giovani. Seric ragazzi ha fatto presto, una partita, un gol e si va a comandare. Bruttissimo termine, bruttissima canzone da farmi rivoltare lo stomaco, però ragazzi Tanta roba. Anche Jelačić migliora. Adesso andiamo ad occuparci. Magari tu mi dessi qualche soldo dei giocatori in scadenza, perché vorrei evitare di perderli. Allora abbiamo Brigno. Oh Gesù, Cataldi, D'Alessandro, Puskas, Insiti e Venuti, Brigno. Partiamo da Cataldi, che è in prestito, quindi tornerà al mittente. D'Alessandro tornerà al mittente anche lui. Puskas è in prestito, Dinziti è in prestito, Venuti è in prestito, Brignoli è in prestito. E niente ragazzi, Brignola si può rinnovare, Lucioni si può rinnovare, Kakà e Jakimowski si possono rinnovare. Allora, tanto rinnoviamo Brignola, se ci danno i soldi per farlo ovviamente. Non capisco ragazzi perché non ti danno i soldi. Credo che Kakà ragazzi non si possa rinnovare perché andrà a ritirarsi. Eh sì, buona. Oh ragazzi, lo so, Brignola. Poi c'è anche a fare Lucioni. Kakà volendo si potrebbe rinnovare. Vabbè ragazzi, che non abbiamo soldi, non possiamo neanche chiedere fondi.
Vediamo ragazzi cosa ci arriverà più avanti. Se mai facciamo maggio e giugno questo episodio. Sono contro mezzi sulla scuola primavera. Non mi interessa, andiamo avanti. Perché so ragazzi, cioè, è vero che abbiamo speso tutto per i parametri zero, però non c'è arrivato un soldo. In realtà perdere quei giocatori lì, ragazzi, sarebbe veramente una brutta cosa. Lo so, è con altri giocatori in scadenza, però non mi dai un soldo. Tanto siamo sempre lì col discorso, non mi dai mai un soldo. Ora rescindo il contratto di qualcuno. Vediamo come fare. Se, tipo, se terminare, no, terminare i prestiti costa troppo. Non so veramente, ragazzi, cosa fare veramente. Magari rientrano. Se no, ci tocca al prossimo episodio, ragazzi, ringaggiare tutti i giocatori che si svincolano. Anche perché comunque accordi con altre squadre non li hanno. Quindi bisognerebbe, in sostanza, andare a ringaggiarli come svincolati. È l'unico metodo che abbiamo per ingaggiare questi giocatori. Ultimo giorno della stagione. Troppo ragazzi, questi sono dei problemi di FIFA ed è una delle cose che non voglio assolutamente in FIFA 19. Il fatto che comunque noi abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo preso 8 milioni, la posizione del campionato 3 milioni e non ti danno neanche 1 milione per poter aumentare gli stipendi. Ed è questo ragazzi che mi veramente non riesco a concepire. Alla fine devo far rinnovare 4 giocatori, neanche 90 giocatori, devo far rinnovare qualche giocatore, giusto Kakà, Lucioni e Brignola. Qua scritto interruzione tipo da mezz'ora. E vabbè ragazzi, ecco qua. Ok, per tutti questi prestiti scaduti, vediamo se magari adesso con i giocatori scaduti di prestito riusciamo a fare qualcosa. Brignola, riusciamo a fargli un contrattino? Chi lo sa? Oh sì, che finalmente non abbiamo più giocatori in prestito, riusciamo a finalmente abbiamo 100.000 per gli stipendi. No, non voglio accadere, ci sto. Li offro 3.000. Sì, dai. Facciamo a fare. Thank you.
Thank you.